Nel frattempo cosa succedeva? Succedeva che c'era l'E3 più vergognoso della storia di Nintendo, perché era quello, vergognoso ovviamente, prendiamolo con le pinze, un commento salace, vergognoso perché si sbuttano a testa bassa sui casual e il rappresentante, anzi i rappresentanti di quelle tre sono questa trilogia della vergogna, tra virgolette, Whiskacchi. E il nome dice quello, dice tutto. Wii Music, che è un giocattolo, è la versione digitale del sto suonando la chitarra, tutto qua, solo che oltre a far finta sento dei suoni, ma tutto qui non aveva punteggi, non aveva nulla, mentre impazzavano Guitar Hero, di lì a poco arrivava Rock Band, eccetera, che invece erano giochi musicali coi controcazzi in confronto, e soprattutto Wii Fit, che lancia l'accessorio della balance board per Wii e fa sfascelli, perché se già prima Wii vendeva da solo grazie agli sport, dopo inizia a vendere penso il triplo grazie anche all'arrivo di Wii Fit, che richiamava tutti quelli che non vogliono andare in palestra, le donne, le ragazze con l'illusione di dimagrire 40 kg. Veniva sempre spiegato che non era così, però insomma, io ho vissuto 5 Natali in un centro commerciale e vedevo che più o meno le facce a quello mi volevano dire: ma quando compro Wii Fit? No, signora, deve sempre accoppiarlo ad un giusto regime alimentare, avere esercizio fisico, corsa, eccetera. Wii Fit è un palliativo per quando piove, per quando non hai voglia di uscire, vuoi fare mezz'ora di sudata in casa. Punto. A parte questo, Wii Fit è stata una mossa commerciale eccezionale, tant'è che dopo tutti gli sono andati dietro, Electronic Arts, Ubisoft, eccetera. Sempre quell'anno lì, il mitico 2008, uscivano The Blob, che è un ottimo platform pensato apposta per Wii, in cui si usa un blob per ricolorare una città dalla dittatura del bianco e nero. Disaster Day of Crisis di, penso, Monolith. Non mi ricordo. Comunque, se sono i Monolith, sono quelli che poi ci hanno dato Xenoblade. Questo gioco non era un capolavoro, ma era carino come modo per vedere un film d'azione su Wii. Little King Story, che è uno strategico gestionale sostanzialmente, dall'aspetto molto carino e paccioccoso, ma in realtà bastardo dentro. Mario Kart Wii, altro campione di incassi che ha contribuito a far innalzare le vendite della console sopra ogni aspettativa. Okami, porting da PlayStation 2 non eccelso perché perdeva qualcosa negli effetti del pennello, eccetera, ma di un gioco assolutamente da avere. One Piece Unlimited Cruise, un hack and slash di cui potevamo fare a meno.
Onechambara, un hack and slash di cui potevamo fare a meno, ma divertente, soprattutto perché è stupido. Super Smash Bros. Brawl, il capolavoro dei picchieduro con due pesi massimi come Sonic e Snake di Metal Gear come personaggi extra, libidine. Tales of Symphonia, che è il seguito dell'omonimo Tales per GameCube, e infine Wario Land The Shake Dimension. Bisogna dire che nonostante la presentazione nel 2008 di Wii fosse notevolmente calata dal punto di vista degli hardcore gamer, la pigna di giochi è diminuita parecchio, si sentiva già il peso del e mo che facciamo, però la qualità media in realtà c'era, perché sia i giochi pensati per i casual sia i giochi pensati per gli hardcore erano ancora comunque fatti molto bene. Arriva il 2010. Il 2010 è un'esplosione di bontà, perché abbiamo Another Code R, che è il seguito dell'omonima avventura grafica Another Code per Nintendo DS, e questo revival delle avventure grafiche ci piace. The Conduit, tentativo di fare uno sparatutto, soprattutto graficamente spaccamascella su Wii di Sega. Spaccamascella no, però apprezzabile come tentativo. C'è la serie New Play Control, che apre con Donkey Kong Jungle Beat. Si tratta praticamente di porting da GameCube ripensati per i telecomandi Wii. Dragon Ball Revenge of King Piccolo, che è un platform 2D con arene picchiaduro alla Budokai. Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearers, che funzionava in coppia con l'omonimo Echoes of Time per Nintendo DS. Fragile Dreams, altra avventura grafica molto stilosa, molto affascinante. eSports Grand Slam Tennis, vi anticipo, perché l'altro è lì in fondo, che quell'anno è l'anno magico di questo, il Wii Motion Plus, che è questo accessorio da attaccare sotto il telecomando Wii, che diventa improvvisamente più lungo, e vai di battutacce.
non vi dico il negozio, perché a cosa serviva il Wii Motion Plus? Serviva a dare al telecomando Wii quella sensibilità che all'inizio non aveva, i 360 gradi del polso umano, che però purtroppo venivano riprodotti in pochissimi giochi. In tutta la vita del Wii credo che siano esistiti una decina di giochi in grado di far questo. Uno dei tanti era, con tutto il suo bel goldone, Grand Slam Tennis. Poi The House of the Dead Overkill, sparatutto sui binari di Sega, di quelli da sala giochi, Just Dance, che mi diverte molto a rivederlo adesso, perché all'epoca tutte le recensioni lo stroncarono drammaticamente. Poco ci mancava che dicessero che era un gioco di merda. Adesso lo amano, chiediamoci perché. Sempre New Play Control, Mario Power Tennis, altro porting da GameCube. Metroid Prime Trilogy, che riassume i due porting da GameCube che avrebbero dovuto essere come lui, perché in Giappone venivano venduti separatamente. Da noi, per fortuna, visto che costavano 30 euro l'uno, a 50 euro ci ripropongono i due Metroid Prime del GameCube e Metroid Prime Corruption, che da solo costava 50 euro. Nintendo buonissima quell'anno. New Super Mario Bros. Wii, che usciva a Natale, cos'era, 2009. Capolavoro? No. Ottimo gioco, ottimo Mario, molto divertente, soprattutto se giocato in 4, ma direi che siamo lontani dal capolavoro. One Piece Animated Cruise 2, idem con patate, non ce n'era bisogno. I due Pikmin del GameCube resuscitati per l'occasione, perché, non ve l'ho detto prima, erano anni. Dal 2007 credo che Miyamoto iniziava a dire: no, ma stiamo pensando a un nuovo Pikmin. Ogni E3 ci tiravano questa pulce nell'orecchio: no, ma c'è un nuovo Pikmin in preparazione. Sono passati 6 anni prima che uscisse Resident Evil Dark Side Chronicles, seguito di Umbrella Chronicles, altro bellissimo sparatutto sui binari, con grafica molto più bella del primo. Sin and Punishment, seguito del primo Sin and Punishment per Nintendo 64, uscito solo in Giappone, altro sparatutto sui binari, che genere che purtroppo andava benissimo su Wii perché non riusciva a tenere testa ai Modern Warfare che c'erano sulle altre console. Sonic il Cavaliere Nero, altro seguito di platform sui binari, Sonic e gli Anelli Segreti. Eccolo qua, Wii Sports Resort, che è il seguito di Wii Sport e soprattutto è il gioco che serve a presentare il Motion Plus, fatto benissimo e in grado di spingere ancora di più le vendite, anche se all'inizio nessuno se ne accorge. Wii Fit Plus, che è semplicemente Wii Fit 1.2, in cui vengono aggiunte le caratteristiche alla versione fin troppo scarna del software iniziale, anche qui nessuno se ne accorge perché all'inizio nessuno nota la differenza. Punch Out, che è un altro tentativo di Nintendo di richiamare i giocatori hardcore con nomi di giochi vecchi, se ne approfittano un po' troppo del nostro amore. Fino a questo punto, che dire, la ludoteca del Wii è di tutto rispetto, le colonne sono maestose, soprattutto pensando a quanto costava ognuno di questi. Io lavorando potevo permettermi di spenderci su questi soldi, anche perché in realtà tanti giochi li ho recuperati dopo, in offerta, in cestoni, quindi non pensiate che ci abbia speso i miliardi. Però sicuramente la qualità media era ancora alta. Qui siamo al 2010 ed è l'epoca, è l'anno d'oro praticamente, nel 2009-2010 è l'anno d'oro di Nintendo, perché ci sono tanti annunci di ottimi giochi, ci sono tanto ottimo software che esce e soprattutto è in arrivo il terremoto numero uno, cioè l'erede spirituale del Nintendo DS, il Nintendo 3DS, che all'inizio doveva solo accostarsi alla vecchia console, ma che lentamente ne prenderà il posto, anche se con grande fatica. Nota a margine, il Wii Motion Plus alla fine viene inserito di default nella nuova scheda, diciamo, del Wiimote, che però grazie a questo giochino, siccome il Motion Plus da solo costava 20 euro e con Wii Sport Resort ne costava 50, il nuovo Wiimote costa 50 euro e non 40 come costava una volta.